Gli amministratori locali sono sempre più sotto tiro. Auto incendiate, lettere contenenti minacce e proiettili, spari alle abitazioni, uso di esplosivi, aggressioni verbali e fisiche, tentati omicidi. Alcuni sindaci anche del nord costretti a vivere sotto scorta. Il rapporto 2014 di Avviso Pubblico, l'associazione che riunisce enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, presentato oggi nella sala di Santa Maria la Nuova a Napoli, riporta dati agghiaccianti relativamente alle intimidazioni e alle minacce cui sono soggetti tante donne e uomini che ricoprono un incarico pubblico su mandato dei cittadini. Sono 361 gli atti di intimidazione e di minaccia censiti per l'anno 2014, il 3% in più rispetto al 2013, un numero impressionante, praticamente uno ogni 24 ore. Ad essere colpiti soprattutto gli amministratori locali e tra loro principalmente i sindaci, come Pasquale Amato, primo cittadino di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove la presenza della mafia è forte. Una volta insediato, si è Amato ha cominciato a fare piazza pulita con l'allontanamento di funzionari infedeli, la revoca di appalti, di incariche, di concessioni edilizie e di assegnazioni di lotti in area PIP. Puntuali sono arrivate le minacce. Nel febbraio 2014 avevano fatto pervenire una busta con dei proiettili a un mio assessore per dirgli che doveva andare via perché doveva essere sostituito da altri. A quel punto l'ho confermato io, l'assessore. Nel settembre 2014 invece mi fanno pervenire una sfilza di lettere anonime con la minaccia di morte. Alla terza io organizzo una conferenza stampa importante, rilevante, vengono minacciati la mafia locale, sono membri della commissione antimafia, compreso il senatore Lumia, che addita la famiglia più potente del paese. Il sindaco scrive un promemoria, lo salva su una pendrive e trasmette tutto alle forze dell'ordine. Ed anche qui una brutta sorpresa. Però in realtà non mi aspettavo che il 6 di novembre, cioè dopo due mesi, facessero pervenire il contenuto di quella pendrive, di quel promemoria in busta al comune, in una busta anonima e poi diffusa in un paese. Cioè in pratica da parte degli organi inquirenti c'era stato un contatto con questi delinquenti a dargli le informazioni che mi mettessero, diciamo, in difficoltà. Vado avanti perché è mio dovere, perché se non lo faccio io lascerò questa gangrena sempre grande quanto è ai miei figli e questo non può funzionare. Quando il sindaco si schiera contro la mafia è un bersaglio mobile, contro la mafia, contro l'andrangheta, contro la Sacra Cronaca Unita, contro la camorra e contro la criminalità organizzata. Non va lasciato solo, troppo spesso i sindaci sono soli, statisticamente non si sanno manco casi di sindaci poi minacciati che hanno abbandonato, che hanno subito violenza strisciante o sono stati messi in una condizione di isolamento. Ecco perché bisogna fare rete, però devo dire che al sud ci sono anche tante esperienze di amministratori che con coraggio hanno retto, non hanno mollato e oggi sono da esempio anche per amministratori del nord che sono in questo anche ancora non preparati al 100% ad affrontare l'infiltrazione delle mafie all'interno delle istituzioni e delle amministrazioni locali. Quindi noi possiamo portare esperienza, lavorare insieme, perché come le mafie non hanno confine, anche l'antimafia dei sindaci non deve avere confine, da Lampedusa a Bolzano. Noi chiediamo poche cose. La prima è quella di un intervento legislativo che in qualche modo rappresenti un aggravante per chi fa questi tipi di atti nei confronti degli amministratori. Chi sceglie di aggredire e colpire le istituzioni deve pagare di più, perché colpisce uno dei simboli della nostra Costituzione repubblicana. Il secondo aspetto è che noi dobbiamo preoccuparci di questo fatto, soprattutto nel centro-sud, perché la crisi economica non deve diventare una crisi istituzionale e non deve diventare una crisi della democrazia, perché più amministratori gettano la spugna, più le istituzioni sono deboli e più le mafie fanno affari, controllano territori e riescono veramente a costituire un altro Stato, senza il ricorso alla violenza, ma potendo controllare istituzioni e territori, e noi dobbiamo fermarli. Triste primato vanta tuttavia l'area metropolitana di Napoli. Infatti è questa l'area in cui avvengono più atti di intimidazione in Italia. Ma cosa fa la magistratura? La provincia di Napoli è chiaramente un contesto molto molto difficile, le denunce vengono naturalmente selezionate, trattate, la vicinanza agli amministratori che subiscono queste minacce è testimoniata anche da alcuni processi che sono stati fatti, ma ci muoviamo in contesti difficili, non bisogna perdere la fiducia sia degli amministratori per bene, ce ne sono tanti, sia nelle forze dell'ordine e nella magistratura.